Brava amore, brava. Fate la cartella che andiamo a vederci un bel film. Ani, cosa stai facendo amore? Facciamo lo zainetto? Vi ho portato gli asciugamanini puliti così. Che bello bello. Quello. Facciamo così. Ambarabà ciccicco. Ambarabà ciccicco che si mette su comò, che facevano il lavoro con la figlia del dottore. Il dottore si amarò. Ambarabà ciccicco. Questo esce sì, io devo proprio farlo bianco. Ok, dai, fai lo zainetto. Non mi hai fatto vedere il compito che hai fatto a scuola, però, eh? Dai. Cambialo anche tu. E hai già fatto lo zaino? Sì. Brava, sicura? Tutto ok? Hai messo tutti i quaderni, Vane? Sì. Allora, hai fatto questo. Fammi vedere che cos'è. La prima pagina è questa. Sì. E la maestra è il libro dove fare i fattini. Va bene, imparo lo stampato, va bene. Sì. E poi qui ho fatto questa, però qua non ci sentivo, allora. Va bene. Questa era l'ultima pagina e poi c'era si iniziava. E poi c'era l'ultima pagina. Poi qui ho queste più grandi. Sì, più piccine. E piccoli. Le hai fatte tutte tu queste? Sì. Che brava che sei stata. Sì, la maestra mi ha detto che non potevo fare anche senza freccia, l'ho fatto solo le righe. Va bene. Poi ho fatto così, questo. Hai seguito la riga. Sì, prima parte, queste le ho fatte benissime, vero? Sì, amore mio, sei stata bravissima. Anche queste e anche questa. Dai, dai, anche tu impari a scrivere, Ani. Wow, amore. Qua. Poi la maestra ha detto non devo farlo un colore diverso all'altro. Allora ho fatto io. Rosso. Rosso. Blu. Giallo, arancione e rosa. Qua blu, blu, blu. Va bene. Che si può fare invece blu, rosso, giallo. Giallo, rosso e rosa. Che belle le faccine. Violetta. La maestra mette le faccine così. Sì, però io ho toccato quando era bagnato. E si è sbavato un po'. Fa niente, amore. Va bene. Giulia, la mia compagna una volta. Mannaggia. Eh sì, bisogna fare attenzione. E qui non, qua non siete ancora arrivati, quindi magari domani inizi la lettera A come Anastasia. Quindi Ani e Vanessa, Anastasia tu devi mettere solo quello. E volete preparare già la merenda per domani oppure no? Sì? Io metto la barretta e due biscotti. La barretta e i biscotti? Quelli dell'ovetto Kinder? Della Kinder? Domani. Poi mi viene fame quando finiscono cose. Allora oggi prendo due cose. Va bene. Anche lui cartellini. Questa è la tua tovaglietta da portare a scuola quando fai merendina. Allora, qua ho già finito. Qua dove bravissima. Ho tutte le cose. Sì. Adesso tocca qua. Qua c'è già tutta. Il gel per le mani, brava. E c'è questa. Le salviettine. Come profumo, non lo so. Sì, lo so, amore, lo so. Mi raccomando, non lasciarlo mai aperto, altrimenti si seccano. Lo so. Brava, lo so che lo sai. Tanto lo so che okay. Amore, allora mettiamo qua. Ok. Però io vorrei mettere bene, sennò poi si rovina. Tu sei molto ordinata, vero? Sei precisa e ordinata, brava. Poi mi dai. Quando lo metto sulle spalle da un po' casinito. Vabbè, fa niente, amore, ti abituerai a tutto. Senti, il contenitore per la merenda invece ce l'ho io? No, ce l'ho io. Allora, ho buttato l'acqua. Oh, vabbè, ho messo l'altra merenda. Hai già messo una merenda? No, adesso no. Ah, sì, no, metti le merendine che vuoi. Ho cambiato la bottiglia perché quella là mi aveva bagnato tutto. Infatti sì. Poi ho messo l'asciugamano ad asciugare a scuola. Certo. E poi anche lo zaino ad asciugare. Ok. E poi mi ha asciugato tutto. Brava, adesso hai ripreso la bottiglia nuova. Sì, quella là mi prendiamo lo zaino ancora, però mettiamo l'asciugamano sotto. E dopo aprivo sempre la cenniera, mettiamo la mano e l'ho già un po' asciutto. Benissimo, amore. Allora, decidiamo quali. Mentre stavo parlando, stavo pensando di mettere l'acqua qui dentro. No, amore, no, lì no. No, sono qui le merende. Ah, è vero, è vero. Allora. Prima merenda, mettiamola. Ecco. Sì, però quello dobbiamo mettere in frigorifero, perché questa merendina qua va in frigo. Se lo prepariamo la sera prima, si scioglie, non va bene. La portiamo domani, la prendiamo domani mattina. Ma poi domani, poi dopo. Ce lo ricordiamo, perché tanto. Ma quando siamo a scuola non mica si sciogliono? Un po' meno, perché fa ancora freddo al mattino, hai capito? Ma se la lasciamo tutta la notte. La merenda, perché però magari. La mangi?
non ho tanto presenza perché poi magari poi mi viene come di quella, non ho preso un'altra. Ma poi scusa, questa qua la puoi mangiare domani mattina a colazione. Poi non ce le abbiamo ancora di più rimerenti. Amore. Allora mangio. Dai, scegliamo la. Io non l'ho fatto a scuola quella. Allora. Quale merenda vuoi? Questo che c'è qui oggi. Sì, domani, sempre domani. Domani mettiamo questi due. Cioè, oggi li mettiamo adesso, oggi va bene. Mettiamo questi due. Va bene. Questo. Okay. E domani poi vado a scuola e mi mangio. Certo, amore. Assolutamente. Due e questi. Un po' di problema perché si sono ti aiuto sotto, io sotto, no. Aspetta sotto ti aiuta la mamma. C'era uno aperto oggi. Ce n'era uno aperto, ne ho mangiato uno io adesso e l'altro forse l'ha preso Vane, non lo so, infatti è vero, ce n'era uno aperto, ma fa niente amore, te lo prendo io. Ok, uno adesso preso e... che, che hai bisogno sempre di quello che è l'ultimo. Vediamo se riesci a far cadere tutto pure. Tira forte, vai! Brava, hai visto che non è caduto mamma, niente? Allora io, quando li ho finiti, la mamma me li compra se non mangio il panettone. Ma in verità la mamma me li compra, vero? No, la mamma ti compra sempre sì, le merende. Sì, però mi compro questi. Non voglio fare un panettone. Sempre gatti, che questi sono... Certo, amore, ti compro quello che vuoi. La nocciola con la Nutella, buono, scrivete sì. Se voi andate a scuola dove vado io e se mi comprate. Vuoi tavogliolini? Sì. Sì. Ti do i tovagliolini, però tu hai le salviette sì, nello zaino. Mi pulisco sia con questi. Ne vuoi un altro? No. Uno solo? Sì. Ok. Così va bene, chiudi. Che e lo mettiamo già nello zaino. La... Va bene. Guardate ragazzi, se voi andate a scuola elementari, è nato. L'hai chiuso bene? Io volevo proprio guardare quello, perché se lo chiudi male... No, non mi sembra chiuso male, però vabbè, dai, adesso sì, controllo. Ma è chiuso male perché guardo qui è come tutto bagnato. Male? Sono bagnato. Ma magari è bagnato perché l'hai riempito d'acqua e sei bagnato e non l'hai asciugato. Vabbè, allora, dai. Se voi siete la scuola elementare, io vi posso salutare. Dovete dirmi solo che piano siete. Io sono il piano sopra. Vedete, piano sotto, ditemelo. Ascoltami, Ani, mi vado a mettere il pigiama e ti aspetto su, perché è un po' tardi. Okay. Ragazzi, faccio uno scherzo a Vanessa, non ditele niente. Secondo me poi la mamma si arrabbia tantissimo, almeno sono tutti e due su, se no mi sentivano. Eccolo, però c'è la signoreria poi a scuola, lo sente e lo capisce. Però va bene, così lo sente la maestra. Prima che mi sbagliavo di zaino, andavo a scuola io con il telefono di vista. Questo qua. Lo possiamo mettere qua dietro. Ok. Poi dopo la metto. Poi c'è una tasca, vabbè, lo lascio qua. Mettiamo qui. Ok. Sì, si capisce ragazzi? No, vero? E questo qua forse si capisce. No, vero? Perfetto. Ok, chiudiamo. Molto pesa. Fatto. Andiamo via. Andiamo sotto la mamma. Oggi. Tomorrow. Bimbe, andiamo a scuola, dai. Vuoi dare l'ultima occhiatina al gattino? Vediamo cosa fa. Dai. È sulla mandina. Dov'è? Gasper. Ciao amore. Ciao. Ciao amore. Ci prepariamo e andiamo a scuola, ok? Brave che vi lavate le manine. Ok, dai bimbe, su, prendete gli zaini e andiamo a scuola. Oh ragazzi, finalmente a casa, tranquilla, in pace. Adesso mi bevo un buon caffè e inizio a lavorare. Oh ragazzi, finalmente, finalmente questo caffè tanto desiderato. Che bontà, ci voleva proprio. Adesso devo iniziare a lavorare, come tutti i giorni si lavora sul computer. Mi suona il telefono, scusate un attimo. Ah, è la scuola di Vanessa e Anastasia, ragazzi, speriamo che non sia successo niente di grave. Pronto? Sì, sono la mamma di Vanessa, buongiorno. La direttrice, buongiorno, mi dica, tutto bene? Cos'è successo? Ma non è possibile. Sembra strano, di solito non fa queste cose. Cos'è accaduto? No, guardi, non sto mettendo in dubbio la sua parola, però va bene, senz'altro. Ne parlerò con Vanessa appena rientra. Intanto la ringrazio.
ragazzi, volete sapere cosa è successo? Ho appena ricevuto la telefonata dalla maestra di Vanessa che mi ha informata che Vanessa ha portato il cellulare a scuola! Ma come si è permessa? Non riesco a darmi una spiegazione, non capisco cosa gli è passato per la testa e il cellulare ha iniziato a suonare, ha ricevuto diversi messaggi e sembra anche che lei era bella attiva e che rispondesse di nascosto. Quando torna a casa saranno cavolacci suoi. Sono arrabbiatissima, veramente, veramente arrabbiata e sto pensando seriamente che oggi Vanessa sarà in castigo e che quindi al compleanno di Gaia la sua compagna non verrà. La porterò a casa, la lascerò a casa e al compleanno andremo io e Anastasia. Ragazzi, sono molto arrabbiata. Scrivetemi nei commenti se secondo voi faccio bene o faccio male a metterla in castigo e non portarla al compleanno. Scrivetemelo nei commenti. Ma voi ragazzi, avete mai portato il cellulare a scuola? Scrivetemelo nei commenti. Io sono veramente, veramente arrabbiata. Later. Sì, sto andando a prendere Vanessa e Anastasia e adesso scopriremo la verità. Il motivo per cui Vanessa ha portato il cellulare a scuola. Ok ragazzi, siamo in macchina e sono arrivate Vanessa e Anastasia. Adesso sentiamo Vanessa che cosa ha da dirci. Bentornate Vanessa e Anastasia. Allora, dobbiamo andare al compleanno di Gaia. Sì, dai, andiamo, andiamo. Ma purtroppo, Vanessa, per te ci sono brutte notizie. Perché? Perché oggi ho ricevuto una telefonata da parte della maestra che mi ha detto che ti sei portata il cellulare a scuola. Non è vero. Come non è vero, Vanessa? No. Di la verità. No. Senti, mamma, io non l'ho messo. E chi l'avrebbe messo? Lo Spirito Santo? Non lo so. Come c'è finito il cellulare nella tua cartella? Ti sei voluta portare il cellulare per chattare e messaggiare con qualcuno? Dimmi no, la verità. Non è vero, mamma. Cos'è successo? Non lo so. Senti, io ti dico solo una cosa, che le bugie non mi piacciono e tu sei in castigo e al compleanno di Gaia non vai, ok? Va bene. Adesso ti porto a casa e andiamo soltanto io e Anastasia. Va bene, ciao. Va bene, ciao, che cosa? Questo è soltanto il primo castigo di una lunga serie, ricordatelo, adesso ti porto a casa. Stai divertendo? Sì? Sta Vanessa a casa, poverino. Festa finita, stiamo tornando a casa e chissà Vanessa che cosa ha fatto in castigo. Mamma, se non è la colpa sua. Anastasia, di chi è la colpa? Il suo telefono era nello zaino e quindi ce lo deve aver messo per forza lei. Quindi andiamo adesso a vedere che cosa ha fatto e come sta. Oggi l'abbiamo privata della festa di compleanno della sua amica. Vane! Ah, ciao Vanessa! Stai studiando? Sì. Brava. Hai riflettuto oggi pomeriggio? Mm-hmm. Sì? Quindi hai qualcosa da dirmi in merito al cellulare che hai portato a scuola? Io non l'ho portato, io non l'ho manco messo in cartella. Ho capito Vanessa, ma se tu non l'hai messo in cartella, chi ce l'avrà mai messo in cartella? Comunque tu a scuola sei andata col telefono, quindi una soluzione ci deve essere. Quindi tu dici di non averlo messo in cartella, nello zaino? No, e te lo sei ritrovato nello zaino, così? Sì. Vanessa, non mi piacciono le bugie. Non sono bugie. In verità, mamma, non te la dire, ok? Cos'è successo? In verità ero stata io a mettere il telefono. Cos'è che hai fatto? Hai messo tu il telefono nello zaino di Vanessa? Sì. E quando è che lo avresti fatto, scusa? Ieri. Quando avete fatto gli zaini? E perché lo hai fatto? Perché volevo fare uno scherzo. Uno scherzo, Anastasia. Ma Vanessa è stata sgridata dalla maestra e io l'ho messa in castigo e oggi non le ho permesso di venire al compleanno di Gaia. Gaia è una sua compagna di classe, non è una tua compagna di classe. E al compleanno di Gaia ci siamo andati io e te e lei, poverina, è rimasta da sola in casa. Adesso devi andare subito a chiederle scusa. E anch'io. Scusa, Mari. In verità era stata io a mettere il telefono. Guarda, qualcuno doveva essere perché io non sono stata, quindi c'era qualcosa di strano. Però per colpa tua non sono andata al compleanno di Gaia. Vanessa, ti chiedo scusa, non volevo. Allora, Vanessa, ti devo chiedere scusa, mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Anastasia, ti sei comportata male.
non si fanno queste cose, quindi mi toccherà pensare a un castigo per te adesso. Anastasia, ma tu hai capito la gravità della cosa? Hai fatto sgridare Vanessa, le hai fatto fare una brutta figura in classe. La maestra mi ha chiamata, era molto arrabbiata, io ho quasi dubitato di quello che mi dicesse, poi lei mi ha ripresa e ovviamente ho dovuto crederle. E me la sono presa tantissimo con Vanessa, che poverina si è ritrovata il cellulare in cartella senza sapere niente. Quindi Anastasia, mi prometti che non fai più una cosa del genere? Me lo prometti? Non hai fatto una bella cosa. Lo so che tu sei piccolina e pensavi fosse semplicemente uno scherzo, però hai messo nei casini Vanessa e poverina non l'abbiamo nemmeno portata alla festa di compleanno della sua amica, ma ti rendi conto? Ti farò una bellissima sorpresa anche per il tuo compleanno. Cosa? Non lo so, una sorpresa, anche le sorprese non si dicono. Ragazzi, non faccio mai quello che poi non faccio io, ok? Sì, ok. No, Vanessa, non ti assumere le colpe anche di quello che ha appena detto Anastasia. Comunque, dai, questo video finisce qua. Ti chiedo ancora scusa, Vanessa. La prossima volta cercherò di analizzare meglio i fatti se dovesse succedere ancora qualcosa del genere, anche perché mi sembrava strano che tu portassi il telefono in classe. Ani, basta. Sei tu che dovresti prendere le cuscinate in faccia e non lei. Va bene, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale.